Buongiorno e benvenuti a tutti. Immagina un luogo oscuro in cui vivono delle persone lontane dai loro cari e prive di tutto. Queste persone sono dei detenuti che hanno la sfortuna di ritrovarsi in un campo di prigionia in Corea del Nord. Secondo uno dei prigionieri che si era fatto arrestare a causa della sua confessione cristiana, il loro nome è sostituito da un numero ed è persino vietato loro guardare le guardie quando queste ultime li chiamano. Il loro interrogatorio sembra non finire mai, con sempre le stesse domande. Sono ridotti all'isolamento e persino all'interno delle loro celle buie, in cui le condizioni sono dure da sopportare, non possono nemmeno sdraiarsi a loro agio e devono continuamente restare seduti in ginocchia con i pugni chiusi. Altri, più sfortunati di loro, vengono da altri paesi come il Giappone e sono ridotti all'oblio. Ma non è solo la Corea del Nord famosa per i suoi metodi duri in carcere. Molti altri paesi hanno dei metodi che non hanno nulla da invidiare a quelli della Corea del Nord. Ecco quindi le pratiche più dure in prigione al mondo. Se qualsiasi persona che vive sulla Terra ha diritto all'alimentazione, alcune carceri non rispettano purtroppo questo diritto. E così in una delle carceri di Haiti. Nel penitenziario nazionale della città di Cayey, dei prigionieri possono addirittura morire di fame. Delle sequenze video pubblicate che mostrano dei prigionieri affamati non fanno altro che confermare le conclusioni dei rapporti delle Nazioni Unite. Sottoposti alla fame e alla disidratazione, questi sfortunati, di cui alcuni si trovano in detenzione provvisoria prolungata, vivono in carceri sovrappopolate, in cui sono confrontati a delle condizioni infernali e sono a volte vittime di malattie che possono risultare gravi o fatali, come l'anemia oppure il beriberi. Se non ricevono cibo dai loro cari, i prigionieri sono costretti ad affidarsi alle autorità, che a fatica danno loro delle quantità razionate di cibo. Alla malnutrizione si aggiunge la brutta ventilazione, la rarità dell'acqua potabile, l'assenza di installazioni sanitarie, la mancanza, se non addirittura l'inesistenza, delle cure di salute, così come il sovrappopolamento nelle celle, tra le altre condizioni spaventose e disumane che sono quotidianamente vissute dai detenuti in carcere. Al di fuori di ciò, molti provano a preservare la loro salute morale seguendo una routine quotidiana, che consiste nel fare esercizio oppure a giocare ad alcuni giochi di società. Purtroppo, molti prigionieri, indeboliti dalla fame e dalle condizioni insopportabili nelle quali vivono, si ritrovano talvolta incapaci di fare la minima cosa. Persino in Thailandia i diritti umani non sembrano rispettati nelle carceri. Isolamento, tortura e sovrappopolamento sono le parole chiavi nel sistema carcerario thailandese, secondo le inchieste che sono state condotte da dei gruppi di difesa dei diritti umani. In questo paese, che conta un tasso di incarcerazione elevato, probabilmente quello più elevato del sud-est asiatico, con 425 persone incarcerate su 100.000, secondo alcune fonti, non è sorprendente vedere più di 260.000 detenuti incarcerati in 148 carceri, mentre la capacità iniziale è stata valutata a meno di 120.000. Questo sovrappopolamento massiccio, così come il numero ridotto delle guardie, rendono difficili le condizioni nelle quali vivono i prigionieri in Thailandia. I diritti dei detenuti per le cure della salute sono talvolta violati, benché le carceri thailandesi contino delle cliniche mediche. Per esempio, è così in una prigione a Bangkok, in cui i detenuti affermano che sono curati da dei medici di 2 minuti, che fanno le loro consultazioni molto velocemente. Al di fuori di ciò, i prigionieri sono costretti a lavorare 7 giorni a settimana facendo dei lavori manuali, come la cucitura, la piegatura o la calzoleria, e per i quali sono pagati malamente. Ma sapevi che alcuni prigionieri in Thailandia indossassero delle catene? Prima del 2013, i prigionieri, specialmente i condannati a morte e i condannati all'ergastolo, erano incatenati alle gambe anche quando si trovavano dietro alle sbarre. Questo incatenamento toglieva loro il poco di dignità che restava, ma per fortuna questa pratica non è più all'ordine del giorno. La Thailandia ha dovuto modificare la sua regolamentazione sulle prigioni davanti a numerose situazioni allarmanti. Alcune leggi, e specialmente quelle che autorizzano delle pratiche che non sono affatto conformi alle norme internazionali, aspettano però ancora di essere riviste. Negli Emirati Arabi Uniti non si scherza con le molestie sessuali. Molestare sessualmente una persona è infatti punibile con il carcere, e una multa è talvolta da prevedere secondo la natura del crimine sessuale che è stato commesso, ma in alcuni casi più gravi il criminale può far fronte alla pena capitale. In altre parole, una persona può incorrere alla morte se viene accusata di un crimine sessuale grave che ha, per esempio, portato alla morte della vittima. Benché il castigo possa sembrare severo in confronto a ciò che si fa in altri paesi, bisogna sapere che questo argomento è preso molto sul serio negli Emirati Arabi Uniti ed è l'oggetto di una legge molto severa che spiega perché il tasso di molestie sessuali è relativamente basso in questo paese in confronto ad altri.
In una delle carceri nelle Filippine, la disciplina si applica con una pratica abbastanza insolita che non ha nulla a che vedere con le misure disciplinari impiegate solitamente nelle altre carceri. I detenuti sono infatti condotti a ballare. Nel centro provinciale di detenzione di riabilitazione di Cebu, una provincia delle Filippine che è molto frequentata dai turisti, i detenuti ballano. Nel 2007, per esempio, un video di un gruppo di prigionieri vestiti con i loro abiti arancioni e che ballano sulla canzone Thriller di Michael Jackson è stato messo online su YouTube, rendendo questi detenuti delle star. Da un giorno all'altro queste persone che si trovavano dietro alle sbarre hanno potuto farsi conoscere in tutto il mondo grazie alla loro coreografia. Per questo metodo disciplinare fuori dal comune, i prigionieri lo devono a Byron Garcia, un consulente in sicurezza del carcere che aveva visitato il carcere di Cebu nel 2004 e che aveva istituito una nuova routine di esercizio, dal quale è nato il programma di danza. Risultato: questa routine è stata molto benefica per i detenuti, che hanno iniziato ad allenarsi fino a 4 ore al giorno. E ovviamente ciò che fa bene al corpo fa bene alla mente, ma anche per il morale delle famiglie dei prigionieri, che possono sentirsi più rassicurati per i loro cari in carcere. Anche i turisti che vengono a trascorrere le loro vacanze a Cebu possono assistere a uno spettacolo di danza di 2 ore che i detenuti organizzano l'ultimo sabato di ogni mese. Se esiste un carcere che non somiglia affatto a un carcere, è proprio quello di San Pedro a La Paz, in Bolivia. Là non ti sembrerà di passeggiare in un centro di detenzione, ma in una mini città, con tutto ciò che si è abituati a vedere in una via ordinaria. Animazione, chiese, bancarelle del mercato, dei ristoranti, dei workshop, una sala da biliardo, un campo da calcio, una nursery, dei gatti e dei cani e persino dei bambini che giocano. In questo carcere atipico non ci sarebbero nemmeno guardie. Inoltre tutto è regolato da regole che sono stabilite dai prigionieri stessi, perché nel carcere di San Pedro sono i detenuti che fanno la legge. Quelli che sono mandati al carcere di San Pedro dovranno quindi rispettare queste regole, ma prima di tutto devono acquistare la loro propria cella. Eh sì, le pratiche immobiliari esistono anche nel carcere di San Pedro. Detto ciò, un nuovo prigioniero che è appena arrivato in carcere deve negoziare con un detenuto uscente per l'acquisto della cella che quest'ultimo occupava durante il suo soggiorno e persino firmare con lui un contratto di vendita e di acquisto prima di ricevere un titolo di proprietà, se possiamo chiamare le cose così. E ovviamente per godersi una cella spaziosa e confortevole bisogna pagare caro, ciò che alcuni non esitano a fare. Per esempio, uno dei detenuti possedeva persino una biblioteca, così come una vasca idromassaggio nelle sue camere. Invece, quelli che non hanno i mezzi per acquistare una cella possono benissimo affittarne una. E poi, per potersi offrire cibo, vestiti e medicine, i prigionieri sono tenuti a lavorare. Dei piccoli lavori come lucidare le scarpe, lavare il bucato, vendere carte telefoniche o dei prodotti di artigianato, eccetera. Beh, esiste un altro fatto che non si è abituati a vedere in altre carceri. Le famiglie dei detenuti sono autorizzate a vivere con questi ultimi nelle loro celle e persino le visite turistiche a San Pedro sono possibili. Allora, non è la prigione più strana del mondo? Immagina un carcere in cui i detenuti sono sottoposti alle pratiche più dure e più umilianti impiegate da una persona spietata. Questo succede nella tristemente famosa prigione della contea di Maricopa, in Arizona, in cui lavorava un ex sceriffo famoso con il nome di Joe Arpaio. Quest'ultimo umiliava i prigionieri nel modo più brutale che ci fosse, per esempio facendo loro infilare biancheria intima rosa, esponendoli a delle temperature molto elevate, privandoli dei programmi televisivi ai quali avevano diritto e persino torturandoli per delle ragioni talvolta banali. Ciò senza parlare della discriminazione che praticava verso alcune categorie di persone. Lo sceriffo, il quale si riconosceva lui stesso come lo sceriffo più duro d'America, ha attirato l'attenzione del paese a causa delle sue pratiche spietate che ha impiegato per anni. Il suo servizio è per fortuna finito, non senza lasciare delle conseguenze indelebili in molti prigionieri. Dei prigionieri che soffrono di malattie mentali, questa è la triste realtà che esiste nelle carceri degli Stati Uniti. Secondo le stime portate dagli esperti, le persone di più di 55 anni rappresenteranno entro il 2030 circa un terzo dei prigionieri. Ciò significa che fino ad allora buona parte della popolazione carceraria avrà bisogno di cure per trattare la loro salute fisica e mentale, cosa che comporterà un costo molto importante. Altra stima fatta: il numero di prigionieri affetti da demenza potrebbe proprio raggiungere 200.000. nel corso del prossimo decennio, ed è appunto uno dei problemi importanti di cui soffrono molti detenuti nelle prigioni americane. Alcuni non capiscono nemmeno che sono in carcere, né perché sono lì, mentre altri sono vittime di intimidazioni e di altri comportamenti nocivi da parte degli altri detenuti, cosa che li rende ancora più vulnerabili. Un'osservazione molto triste.
Madagascar è un altro paese famoso per la situazione catastrofica delle sue prigioni. Secondo un rapporto di Amnesty International pubblicato nel 2018, migliaia di persone, tra cui donne e bambini, erano mantenute in detenzione preventiva ingiustificata. Questi prigionieri poveri, per la maggior parte, aspettavano la loro sentenza per dei reati e delle infrazioni minori e senza violenza, come il furto o la contraffazione, in condizioni definite immani. Queste condizioni comportano specialmente un grave sovrappopolamento delle celle, risultato dei ritardi di sentenza, visto che le corti criminali si riuniscono soltanto due volte all'anno. Caldo, sporco, oscurità, mancanza d'aria e di cibo, malattie e assenza o insufficienza di cure mediche appaiono tra le condizioni orrende nelle quali vivono questi prigionieri, che siano già condannati o in attesa di sentenza. Purtroppo, più persone sono morte in carcere, secondo Amnesty International. Ora dici, quale di queste prigioni ti è sembrata quella più spietata o quella più strana? Conosci altre prigioni dalle pratiche dure ad eccezione di quelle che hai visto nel video di oggi? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!